Questo fabbro ha rivoluzionato il modo in cui si coltivava la terra e così ha creato la prima società nel settore. John Deere era un fabbro del Vermont. Nel 1836 si trasferì in Illinois perché c'erano più possibilità di sviluppo agricolo, ma gli agricoltori del posto avevano a disposizione solo aratri leggeri. La terra si attaccava all'aratro e dovevano fermarsi ogni volta per raschiarla via. John li aiutò costruendo un aratro in grado di autopulirsi. In poco tempo la produzione di aratri divenne l'attività principale di John Deere, che quindi fondò la sua società. Agli inizi degli anni 40 l'azienda già produceva 1000 aratri all'anno. Nel 1879 raggiunse il primo milione di vendite annuali. Nel 1937, 100 anni dopo la fondazione, arrivò a 100 milioni di dollari di fatturato. Oggi dà lavoro a oltre 70.000 persone, fatturando circa 44 miliardi di dollari l'anno e quindi ha un valore in borsa di quasi 100 miliardi di dollari. E questo la rende la prima società produttrice di macchine agricole al mondo.